come nell'epidemia di malaria di inizio Novecento che nell'influenza spagnola del 1919 la mortalità cicerale diminuì. Come allora, anche durante l'intero anno pandemico, Cicerale non ha riscontrato focolai da Covid-19. Per dare una spiegazione a tutto questo è stato effettuato anche uno studio da parte della Fondazione Pascale di Napoli sulla tipizzazione genetica. Il Comune, nonostante sia da un anno che il mondo intero combatte contro la pandemia da Covid-19, riesce a mantenere il primato di Covid-free, lo dice il primo cittadino di Cicerale, Geraldo Antilmo. Noi non abbiamo avuto focolai. Abbiamo avuto due possibili contagi nel periodo, anzi tre possibili contagi nel periodo estivo. Sono tutti sottoposti al sierologico per titolare di anticorpi e non avevano anticorpi, quindi probabilmente erano tre falsi positivi. Dando la giusta notizia, insomma, importante. Abbiamo avuto anche un altro caso di un contagiato, ma in ospedale, quando era molto lontano dal nostro paese, quindi, però contagiati in paese noi non abbiamo avuto contagiati a partire dall'inizio della pandemia. Oggi siamo assolutamente paese Covid free, e devo dire siamo stati molto fortunati perché il Covid non ha risparmiato nessuno. Ci sono altri paesi anche nei dintorni, anche piccoli, che sono stati, insomma, afflitti dal contagio. E non siamo un paese che è sperduto, noi siamo un paese che è aperto al mondo. Abbiamo un'area industriale con più di 1500 dipendenti, quindi c'è una grande mobilità, una grande gli incontri non sono infrequenti, appunto, a Cicerale. Non è un paese chiuso al mondo, è un paese aperto al mondo, e contagi non ne sono arrivati. Questo sicuramente ci fa ben sperare per il futuro, ma non dobbiamo abbassare la guardia, perché il Covid è sempre in agguato. È inutile che ci giriamo intorno, c'è grande rischio. Due settimane fa, quando ancora erano aperte le scuole, una professoressa è risultata positiva al controllo a uno screening con il tampone rapido e poi con il molecolare. Ebbene, abbiamo messo, nonostante non ne ricorressero gli estremi, l'intera scuola in quarantena. Abbiamo messo in isolamento tutti, sono stati fatti tutti i tamponi, sono arrivati i risultati, nessun positivo, quindi nessun contagiato. Significa che i protocolli vengono rispettati, significa che anche in questo caso la scuola ha rispettato i protocolli, e quindi se si rispettano i protocolli il contagio difficilmente avviene. C'è molta attenzione in paese, io non vedo nessuno senza mascherina. Soprattutto gli anziani mettono tutti la mascherina, e anche i giovani indossano tutti la mascherina, quindi c'è un'attenzione molto particolare per potersi difendere da questo terribile virus. Ovviamente la svolta arriverà dalla campagna di vaccinazione. Se tutti si vaccineranno nel minor tempo possibile, probabilmente potremo dire che di qui a qualche mese saremo usciti fuori dall'emergenza. Ancora l'emergenza è tutta dentro, se per utilizzare un termine, insomma, un termine molto diffuso, l'emergenza purtroppo è tutta dentro. Dobbiamo fare in modo che questo prossimo mese e mezzo trascorri nelle maggiori condizioni di sicurezza possibile. Devo dire che in questo caso ho trovato anche valida la scelta del governo e della regione, poi successivamente, di collocarci in zona rossa, perché probabilmente in questo momento serve. Le varianti sono pericolose, anche se poi sono una finezza, diciamo che io lascerei più agli scienziati che a noi, perché vorrei scommettere quanti di noi conoscono che cosa differenzia un virus variato dal virus originario. C'è una maggiore contagiosità, ma se si rispettano le regole di contenimento del contagio, ci può essere anche la variante, non avviene il contagio. La cosa importante è rispettare le regole. Quando ci si spaventa delle varianti, sì, le varianti sono pericolose, sono sicuramente più contagiose, ma se si rispettano le regole non c'è variante che tenga, il contagio non avviene.